Beh, intanto sottolineerei la grande affluenza alle urne, un 92% che per il tipo di elezioni atipiche, sia per il modo che per il periodo, non era affatto scontato, segno evidente che intorno alla città metropolitana si è creata quell'attenzione positiva che solo 18 mesi fa forse era un miraggio, poter sperare che avvenisse. Poi un ottimo risultato da parte della lista unitaria del Partito Democratico, sottolineerei anche le buone prove della lista della Locride e della lista dell'area popolare che insomma porta due seggi, davvero delle settimane molto intense. Non è stato semplice costruire una lista unitaria, non è stato semplice andare a in qualche modo mettere da parte quelle che potevano essere forze centrifughe rispetto a un percorso unitario. Direi che questo metodo è quello che noi dobbiamo portare avanti anche per tutte le altre situazioni. La via del dialogo è quella che alla fine vince sempre. Attraverso la via del dialogo, attraverso la via della condivisione, noi affronteremo tutte le altre sfide dei prossimi giorni, delle prossime settimane, direi a partire dall'approvazione dello statuto, ma soprattutto poi andando a rivedere come naturalmente cambiano gli assetti anche all'interno del Comune di Reggio Calabria. Portare all'interno del Consiglio metropolitano le istanze dei territori, le istanze delle cinque aree omogenee. Noi dobbiamo guardare quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di fare in modo che non esistano periferie nella città metropolitana. Una volta fissato l'obiettivo, insieme troviamo la via migliore per raggiungerlo. Riccardo Tripepi per la CNews 24.